È in carcere in Florida dal 2000, sì, per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente, si trova Chicco Forti. Gli amici trentini sono andati a trovarlo. Il servizio è di Manuela Moreno. Tito e Mauro si occupano di Chicco Forti dall'Italia. Sono cresciuti insieme e così arrivano da Trento a Miami per incontrare l'amico di sempre, detenuto da 14 anni per un crimine per il quale si è sempre dichiarato innocente. Rappresentanti del comitato, ma soprattutto amici di Chico, oggi siete stati a trovarlo e anche ieri. Che notizie ci portate? Chico sta bene, è in forma, ovviamente ha trovato una grande forza nella visita degli amici. Siamo riusciti a parlare con lui 6 ore oggi, 6 ore ieri, anche domani sarà la stessa cosa. E che cosa gli direte salutandolo? Ma gli diremo che abbiamo trovato degli amici che lo supportano in tutti i punti di vista e non preoccuparsi che noi siamo con lui. Per riaprire un processo servono nuove prove, indagini e avvocati che costano. E dopo tanti anni di spese legali, i soldi sono finiti. Il comitato in questo momento che cosa sta facendo? La raccolta fondi, principalmente ci occupiamo della raccolta fondi, sperando di poter al più presto poter sostenere le spese legali per risolvere il caso e ottenere questa revisione del processo. Si può lanciare anche un appello? Come si fa a raccogliere fondi? Come si fa a contribuire? Si va sul sito, c'è un blog, c'è un sito, chiccoforti.com, attraverso il quale si può comprare il braccialetto o fare una donazione per sostenere le spese legali che serviranno alla risoluzione di questa vicenda.